Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. È uscito Craftopia e io l'ho acquistato esattamente 10 minuti dopo la sua uscita. Lo valuteremo un attimino e, dato che mi trovo a pochissime ore dal mio partire per le ferie, vedrò se questo gioco meriterà di fare una piccola serie, insomma, su cui fare una piccola serie. E in caso lo troverete durante la settimana, appunto, in cui sarò via. Dal 6 di settembre fino al 12 vi pubblicherò più video se questo gioco mi prenderà, insomma, e vedrete, diciamo, il numerino 1 vicino al primo episodio, che è quello che state guardando. Il gioco ha fondamentalmente un problema che si risolve in 30 secondi. All'inizio parte metà in giapponese e metà in inglese. Dovete andare, cambiare in giapponese la lingua, rimetterla in inglese e tutto partirà col linguaggio corretto. Questo è il primo bug che ho risolto cercando sul forum di Steam. Il gioco all'inizio ci ricorda che ci troviamo in Early Access, tante cose sono ancora instabili, contengono bug e ci sono sistemi non ancora implementati. Possiamo progredire in gioco fino alla quinta era, chiamata età industriale. Ci sono solo due tipi di boss che compaiono in gioco, loro pianificano di metterne fino a 10. Ci sono vari tipi di armi che saranno implementate in futuro, aggiungeremo scimitarre, lance, fucili d'assalto, a pompa, insomma. C'è anche il multiplayer che al momento è buggato e qualora voi aveste problemi con il multiplayer, gli sviluppatori consigliano di riavviare il gioco. Questo gioco ricalca un'autentica utopia per quello che riguarda la mia esperienza videoludica, perché mettono farming, mettono crafting, mettono i mezzi a motore di vari tipi, dai carri armati, le moto, le auto, i buggy, gli elicotteri e i mezzi volanti. Una sorta di dungeon crawler, perché ci sono i dungeon in cui andare a recuperare cose uccidendo mostri. Le automazioni, quindi una sorta di factory o satisfactory, che dir si voglia. La prima cosa da fare è creare il nostro personaggio. È molto giapponeseggiante il gioco, ma io lo farei... Cacchio cambia, vabbè. Allora ci facciamo belli così. C'è possibile averlo con una parvenza maschile? No, evidentemente no. Mi metterò così. Le barbe arriveranno. Vabbè, mi faccio pelato, va. Arriveranno anche l'etnia elfica e demoniaca. Non mi convince appieno, a dire la verità, Devo dire, farmi un po' più così. Magari dei capelli un po' più maschili, un po' più così, magari. Sì, dai. È proprio giapponese al massimo come gioco. Ci chiameremo Indie e andremo a esplorare questo mondo insieme. Ovviamente non preoccupatevi, perché qualora non vediate altri episodi questa settimana, il gioco lo terrò sott'occhio. Ah, si premo il tasto rosso. Ok, abbiamo fatto esplodere il mondo con un pulsante. Va bene. Se tu completi correttamente una missione, riceverai degli skill point. Ok, siamo all'inizio. Sì, infatti ci sono skill, si parlava di quasi più di 100 skill. Ma che dobbiamo fare? Ah, ok. Gioco in inglese, ovviamente. Credo di essere stato già abbastanza chiaro sul discorso indie e inglese. Benvenuto Indie, ti ricordi della Terra? Non ricordi? Beh, c'era da aspettarselo. È troppo veloce. Sappiamo che è successa la distruzione, il fuoco ha distrutto le foreste, tu hai distrutto tutto. Ma il dio buono Kyle ha deciso di darti un'altra chance, dovresti essere il primo umano a mettere piede su questo mondo, su Craftopia. Dovresti estinguere i dragoni, armi leggendarie, insomma tante belle cose. Spero che un giorno lo mettano un po' più lento il timer, diciamo, di questi sottotitoli, perché sono veramente velocissimi. Va bene. Intanto cominciamo, allora andiamo verso la porta nuova che questa divinità ci ha dato, ci ha aperto per poter sistemare il danno che abbiamo provocato con il nostro tasto rosso. Seleziona un mondo, abbiamo il mondo di Indie World e andiamo. Vai, un po' simile anche a Terraria, Kepler, questo sistema di generare il personaggio e di generare il mondo. Allora...
Vediamo se c'è qualche altro. No, non riesco a shiftare tra un consiglio e l'altro, quindi attendiamo l'inizio e non vedo più, non vedo l'ora di iniziare. Allora, ci sono vari tipi di tutorial. C'è. Ok. Col tasto M non si apre la mappa, ma si apre questa sorta di. No, sarà la mappa, sì, infatti è la mappa. Niente, parliamo con la prima donna del tutorial. Attacca con il sinistro. Quando cogli legno e pietra, tienilo premuto. Ok. Sì, lei cosa dice? Puoi recuperare gli item all'interno. Saranno raccolti automaticamente. Apri il tuo inventario con tab. Ah, ok. L'equipaggiamento, le costruzioni, gli item usabili, i materiali. Figo. Qua abbiamo il craft, le varie cose da craftare. Le missioni. Abbiamo le missioni, sottomissioni, la quest principale divisa un po' così, deve arrivare ancora un ramo qua centrale, invece c'è la torre di Pisa qua che si potrebbe fare. Mentre invece ci sono skill base, quindi si va dal tier 1 al tier 2 fino al tier 5 di varie cose, da meditazione, vitalità, ok? Qua ci sono abilità di combattimento, infatti immagino ce ne sia appunto come dicevano più di 100 perché c'è anche la magia, c'è anche il living, quindi la possibilità di fare pozioni, abbattere alberi, minare, pescare, ecco un'altra cosa che dimenticavo. Che altro c'è? E trick, che sono play dead, che non so cosa sia. Se non sarai in grado di muoverti per un certo tempo, ma non potrai essere attaccato da un nemico. Ah, la finta morte, ok. Vabbè, continuiamo con i tutorial. Lo definisco un po' clunky, diciamo, come movimento, che rende bene in inglese, ma in italiano no. Farai un tool, il tool si fa da O, ok, col crafting, perfetto. Ok, si salgono gli skill points se uccidi i nemici. Le skill attive possono essere attivate e trascinate sulla barra veloce. Solo le skill attive possono essere tirate lì. Ok, ovviamente. Quando sei pronto per craftare, ti raccomando di fare un nuovo workbench. Non hai idea della varietà degli oggetti che può fare. Quando sei ok al tavolo da lavoro, il prossimo step è lo stone glider. Infatti, si può anche volare con i glider, un po' stile Zelda. Infatti, questo gioco lo ricorda abbastanza come grafica. L'altare della civilizzazione ti farà possibile evolvere da un'era all'altra. Massima vita, e se vuoi aumentare la tua massima stamina, just credo voglio dire già. Scala al cielo quando sei. Ok. Sì, ci si può arrampicare un po' stile Zelda. Vabbè. Dicevo, è un po' clunky, però vabbè. Punch 3 time. Colpisci 3 volte una roccia. Lo facciamo subito. Me la fai colpire? Ok. Ma mi fa anche male, tra l'altro. Ok. Colpisci un albero 3 volte. Salve galline, che siete grandi la metà di me, ma va bene. Ma io scherzo perché ovviamente ho comprato questo gioco subito perché ho molta fiducia. Ottieni 30 di lumber. 30 number of log. Ok. Scala un muro. Fai una wooden axe. Sì, beh, queste sono cose che posso fare in futuro, cioè insomma non sono obbligato a farle adesso, vero? Beh, intanto io sto continuando a raccogliere log, ogni 3-4 colpi mi scende mi scendono un po' di log. E vediamo la Wudax adesso che cosa ci serve per farla. Poi ovviamente se siete incuriositi da questo titolo vi consiglio di guardarvi anche le immagini che ci sono sulla pagina Steam. Dicevo, il gioco costa 20 euro, attualmente offerta lancio è scontato 18. Onestamente mi aspettavo più un 25 guardando tutte le features che permette di avere. È stata una bella sorpresa trovarlo a 18 e l'ho preso subito. Ma e la vita non la perdo colpendo così, quindi direi che al momento sta andando anche discretamente bene. Dai. Vediamo adesso premendo il tasto O se riusciamo a craftare qualcosa. Qua abbiamo Wooden Stick, Wooden Axe. Wooden Axe, perché non posso farla? No, eccola qui, Wooden Log 3. Ah, ma niente di che. La crafto.
Spero di vestirmi quanto prima. Ok, premendo il tasto 1 si raccoglie l'accetta. Eccolo lì. Ha fatto una laggata perché ha salvato. Direi che la storia cambia adesso che abbiamo l'accetta. Infatti, stiamo raccogliendo un sacco di log. Dobbiamo prenderne 100. E si stanno sbloccando un sacco di missioni, una più assurda dell'altra. Batti 100 alberi. 1000 log. Sì, vabbè, le faremo pian piano queste, eh. Adesso equip yourself with a stone pickaxe. Ok, adesso premo nuovamente, ma io preferisco andare qua, craft, mining pickaxe, perché mi servono stone. Vediamo se colpisco le stone così. Non sembra essere efficiente, ma va bene, mi sta bene perché ok, dovremmo avere quello che ci serve. Stone pickaxe, facciamo lo stone pickaxe e che ci metteranno il tasto numero 2. A questo punto equipaggiamo lo stone pickaxe e scaviamo. Qua si prende sabbia e pietra. Molto bene. E qua invece cos'è? Iron, immagino. Copper, copper, giustamente si passa prima dal copper. Copper ore. E va bene, prendiamo tutto quello che dobbiamo prendere. Equip and set up a stone working bench. Ok, facciamo una working bench. Adesso abbiamo raccolto un po' di roba. C'è anche l'obiettivo di scalare un muro, ma dove lo scaliamo il muro? Quella parete lì, direi. Beh, prima di tutto mi scavo ancora un pochino di pietra. Pecore. Graficamente è carino, devo dire. Non ha un livello di, diciamo, finezza di Zelda. Lei cos'è? Mi attacca? No, mi lascia in pace. Climb. Vediamo se riesce ad arrampicarsi, non lo so. Come si fa a climb? Climb a wall. Ma non ho le abilità io di climb, credo. Vediamo un attimo. Skills. Basic. Tumble Vitality. Dov'è climb? Climb, scusate. Trick. Ma no, non. Climb a wall. Boh, lo scopriremo. Salve, salve, salve. No, volevo fare la bench adesso. Però vorrei. Vediamo con M. Bellina la mappa. Vista così è un'altra cosa. La mettiamo là, magari qui. Qui davanti, la bench. Qui, che mi ispira questo posto. Va bene, non avete visto niente. Item creation, stone workbench. Ci chiede 10 di legna e 10 di pietra. La craftiamo subito, vediamo come facciamo a piazzarla in questo caso. Ok, l'abbiamo messa nello zaino, premiamo il tasto 3 e la piazziamo qui con vista a mare. Ok, viene appoggiata, non possiamo più spostarla. Stone workbench dovrebbe averci sbloccato diverse cose. Oh, interessante. Perché abbiamo la research facility. In cui possiamo progredire usando i materiali che abbiamo. Dopo un tempo lavorato, nuove ricette e appariranno. Ok, la cooking facility. Questo cos'è? Glider, il glider. Ecco, l'obiettivo sarebbe fare anche un glider che proviamo immediatamente perché il glider non vuoi non usarlo il glider, vero? Take, preso il glider. A questo punto no, io voglio ancora fare il commercial space. È possibile vendere le cose che non ci servono più. La vendita chiede un piccolo tempo, un po' di tempo. Ok, poi ci sono le mura che chiedono semplicemente legno. Voglio provare a vedere se riesco a fare 9 così. Vediamo come me li fa. Poi, ripeto, questo sarà un piccolo inizio e magari faremo anche altri episodi, giusto per intrattenervi un pochino in questa settimana in cui io non ci sono, in modo che vediamo un attimino quanto vi piacciono, anche perché io questo mese, settembre, sto valutando tante cose per quanto riguarda il canale, per quanto riguarda anche le serie, e vediamo perché le serie non hanno mai avuto un grande riscontro, quindi speriamo magari questo gioco vi piaccia. Tanto. Allora, no, io volevo fare ancora un altro, altri 3, 4, 3, 12 più 4, 16, una casa 4x4, ma mi sa che non ho più la legna. Vediamo, vediamo quanto. Tenendo premuto il tastone invece si smonta. In basso a destra notate che c'è la fame, quindi abbiamo bisogno anche di mangiare. Iniziamo a vedere come si piazzano ste affari qua. Ah, non si può piazzare una casa. Ok,
così, cioè no, no. Ho anche costruito forse la cosa sbagliata, perché cos'è che è un wall orizzontale? È vero, wall verticale. È vero. Niente, voglio fare la research facility. Grazie. Voglio farla perché probabilmente sbloccherò nuove cose. Adesso la piazziamo, poi proviamo anche il glider, eh. Non posso piazzarla. Altano Civilization. Equip. Ah, ok, si piazza così, ok. Lo metto qua. Vuoi vedere che posso piazzare anche questo? Equip. Infatti, sì, è vero, posso piazzarlo. Posso piazzarlo, ma sono muri più adatti al tetto che... Quindi direi che lo disequipo. Ah, ho in mano la bacchetta. Vabbè, niente. Facciamo così, prendo la I, lo disequip, ok. Questo? Ah, sta finendo di costruire. Vorrei vedere se c'è un'arma, giusto per cacciare. Subweapon, estro, mi serve un po' di paglia. No, farò un bastone normalissimo con cui attacco sti... Aia! Maledetto, mi ha attaccato proprio così. Niente, facciamo il bastone. Non so se me l'ha fatto prima, non credo perché non me l'ha messo sotto. Ok, adesso ti do io una ramazzata. Sei così morto, sì, deve essere un po' raffinato. Dai, che sei così morto. Vabbè. Eccoti qua. Questa è la fine. Ok, ha mollato per terra qualcosa. Un uovo, va bene. Vediamo se alla Zelda style si abbatte anche questa roba qui. Sì, direi di sì. Sale. E del succo di d'uva, forse vinegar. Pepe, ottimo, interessante perché... Equip yourself a sun glider. Fly on the sky with the glider. Sì. Al tramonto adesso proveremo il glider, proveremo a volare. Intanto ho perso di vista il mio, eccolo lì, il tavolino lì da lavoro. Ok, questo è I'm Hungry. Agricultural Age. Poi abbiamo, in cui abbiamo tutte queste cose che possiamo fare. Poi abbiamo la Frontier Age, in cui ci sono cose un po' più avanzate, tra cui anche i conveyor, quindi i nastri trasportatori, il Rinascimento, quindi il Partenone e tutte le fornaci automatiche, magari anche la generazione di elettricità, no? Quella arriva dopo. Rinascimento è questo, ok. Poi abbiamo l'Industrial Age, che non abbiamo, Age of War, Age of Dragon, Age of Gods. Ok. Niente, non possiamo farlo facendo queste cose. In pratica possiamo evolverci collezionando queste risorse. Io ho bisogno di mangiare qualcosa, quindi io direi che non voglio colpire la cosa lì, non sia mai. Ok, ho preso della sabbia uccidendo la pecora. No, ho preso anche della... Ok. Allora, adesso voglio costruire il fuocherello che posso fare mi sa da qua. Cooking facility. Perfetto. Facciamo il fuoco e lo posizioniamo così in modo da avere. Ah, ho preso un botto di roba adesso. Devo andare a trascinarla sotto. E vediamo. Allora, dove cavolo è? Devo prenderlo però prima, giustamente. Sono un babbano. Ok. 5. Non me lo posiziona. Devo capire se esiste un tasto o qualcosa, perché io adesso posso cliccare col destro, me lo equipaggio, lo monto lì. E Stone Campfire. Ok. Possiamo cucinare l'uovo. E me lo cucina. E poi proveremo a mangiare. Siamo al 42. Vorrei salire là in cima dove c'è quello sbrilluccichio lì e provare il volo col glider. Quindi poi chiuderemo così il primo episodio.
Vabbè, intanto che qua ce l'ho letto, io proverei il volo. Sì, questi ce l'hanno con me, c'è poco da fare. Sono stanco. Sì, questo è chiaramente Zelda come concetto, perché... Ma poi ben venga che gli assomigli, perché Zelda è un giocone, uno dei probabilmente dei migliori giochi usciti su questa... in questi ultimi anni. A livello tipo di grafica, tipo di gameplay, quindi se vuole imitarlo, perché no? Ci provassero più sviluppatori. Apro. Ho due picconi in coppia. Ora, equipaggio col 4, il glider. Equip, scusate, io servo da Stone Glider. Ah, ok. Doppio clic e si vola. Oh. No. Ok. Premendo. Oh, mi sono tenuto. Ah, ok, così ci si tiene aggrappati. Sì, non bellissimo, cioè non ha una grande effettistica, ma apprezzo moltissimo l'impegno. Si sta volando E perché finisce dopo un po' l'effetto? Perché non abbiamo più... Vabbè, intanto adesso sto qui, ho un po' sfracassato i maroni, quindi... Dovete fare attenzione perché se si corre, mentre si colpisce, si va a fare una cosa che non è bellissima, che è questa. Ah, ho preso anche un po' di paglia che mi serviva, non mi ricordo più che per quale crafting, però ho preso anche un po' della legna involontariamente. Sì. Mi scusi, lei. Ok, dovrebbe. Opa, altra paglia. Ah, forse colpendo i cespugli per la paglia. Che poi stro non è neanche forse paglia, però. Sì, no, è paglia, stro. Era ehi paglia, però vabbè. Allora, abbiamo preso l'ovetto, adesso lo pare. Mi scusi? Ok, no, c'è un forziere qua da aprire in cui troviamo una torcia a due mani. E niente, andiamo a vedere se riusciamo a mangiare direttamente l'ovetto. Ah, l'ovetto ce l'abbiamo qui col 5. 5. Devo capire come si fa a mangiare col tasto. Ah, col tasto del mouse si equipaggiano le cose. Ah, ok, capito. Capito. Col tasto, scusate, col tasto centrale, col tasto della rotellina. Ora abbiamo mangiato, ma non abbiamo ottenuto granché. Beviamo. Ok, abbiamo qualcosa qua che non so da dove arriva. Probabilmente è passato sopra qualcuno e si è cotto in automatico. Non lo so, però... No, pensavo di aver mangiato, invece me l'ha messo qui, lo trascino qua. L'ho buttato per terra, tra l'altro. Ok, niente, proviamo a vedere se lo mangia così. Sì, direi di sì, 10% a botta, quindi molto bene. Allora, ragazzi, questo è Craftopia. Ovviamente attendo, tra virgolette, di sapere cosa ne pensate, ma in realtà io... Adesso ci penserò in giornata se mettermi lì e prima di partire, che non partirò domani, rispetto a quando sto registrando, se registrare altri gameplay, magari un altro o altri due, non lo so, vediamo. Vediamo quanto mi prende questo titolo. Esploreremo magari un po' il mondo e inizieremo a costruire una prima casa. Per intanto il gioco è carino, non è sicuramente un capolavoro, ma promette di far vedere tante cose. Non so quanto rimarrà in Early Access, però già adesso è parecchio giocabile, soprattutto per quanto sembra magari banale per alcune cose o copiato da Zelda per altre, dico banale no, perché sembra banale sì, ma se guardate tutto quello che hanno postato gli sviluppatori su quello che si può fare, direi che l'inizio inganna. Copiato a Zelda, e dico magari lo facessero, osassero più sviluppatori. Quindi, ragazzi, un saluto a tutti e alla prossima. E ciao ciao.